secondo la Gazzetta Economica, continua a fluttuare in basso. Nuova minaccia di sciopero. I minatori danno l'ultimato. Il Ministero della Sanità annuncia una nuova epidemia di influenza. Calcio, il centravanti della nazionale Mariner rapito stamattina. Venerdì 17. Accomodati, ti preparo un caffè. Credevo che uscissi questa sera. No, no, no. Che cosa hai detto? Ho detto così. No, no, no. Che tradotto significa pressappoco ho cambiato idea. E cambiala di nuovo ed esci ora. Siediti. Grazie. Chrissy, non credi che sia il caso di... Oh, sì, sì, Robin e Desmond. Desmond e Robin. Ah, bene, come va? Desmond. Va bene, cercherò di ricordarmene, sai, si fa una confusione tremenda con tutti i suoi amici. L'ultimo, aspetta, come si chiamava? Dunque, mi pare Tom. No, forse era Dick o Harry. Mi pareva che avessi detto che dividi la casa con una ragazza. Infatti, la divido con una ragazza. Robin qui è giusto... Sono giusto... È giusto qui per qualche giorno, mentre è a Londra. È mio fratello! Ma certo, avrei dovuto vedere la somiglianza. Già! Ma andiamo, Chrissy. Ricordami dove tengo il caffè, ti prego. Ma è il terzo in due giorni. Non stai esagerando un po', ragazza? Col caffè no, a me piace molto, lo sai. E gli uomini? Anche quelli, quindi esci. Va bene, d'accordo, come vuoi. Ma senti, che cos'è questa storia del fratello? Desmond è un po' geloso. Sai la faccia che fa la gente quando sente che abiti con un ragazzo? Chi crederebbe che è una relazione platonica? A volte faccio fatica a crederlo anch'io. Vedi la gente? Senti, sai cosa faccio adesso? Vado in camera mia. Oh no, poi guardi dal buco della serratura. Certo. E che cosa vedrei? Vedresti noi due che prendiamo il caffè. Dovrai fare qualcosa di più se speri che guardi dal buco della chiave. Insomma, vattene al pub. Sono incacchiato. Incacchiati al pub. Robin sta andando al pub, vero? Sì, sorella. Ti lascio con mia sorella. Va bene, sorella? Sì. Piacere, Dick. Tom. Desmond, sì. E non tornare prima di mezzanotte. Mezzanotte? Va bene, contaci, sorella. George, credo sia arrivato il momento di parlare seriamente noi due. Non possiamo cambiare argomento? Ma non ho detto qual è l'argomento. Non mi sento bene, Mildred. Forse ti sentiresti meglio se venissi a letto con me quando ci vado la notte. Tu stai parlando di ieri notte? E dell'altra notte. E della notte prima dell'altra notte e anche della avevo notte... Avevo da temperare le matite della mia collezione. Ma come, per 3 settimane? Senti, George, io con te non voglio alzare la voce. Sì che la alzi. Niente affatto. Però sarebbe carino se soltanto per una volta, dico una volta, solo per questa notte, tu non trovassi il solito assurdo lavoretto che ti tiene occupato fino a che io non mi sono addormentata. Stanotte? Beh, io... sera, figliolo. Buonasera, signor. Per quel galleggiante nel nostro bagno, forse non è il momento adatto. No, no, dica pure, mi interessa. Beh, andrebbe riparato. Ah, sì, benissimo, lo faccio questa sera. No. Questa sera è piuttosto occupato, temo. Ma la cassetta potrebbe riempirsi e traboccare e causare un sacco di guai. Ah, sì, anch'io. Vabbè, può aggiustarla quando vuole. No, sì. Bisognerebbe che... Bene, George. Io credo che prenderò un altro gin tonic. Sarà meglio che lo prenda anche tu. Buonasera, una pinta di birra. Sono stato sbattuto fuori. Allora è tornata con Tom? No, Tom ha avuto la prima rata. Desmond prenderà il saldo, capisci? Fino a mezzanotte. E noi dove dovremmo andare? Non lo so. Possiamo scegliere il cinema o la lavanderia notturna. Che cosa danno? Un reggiseno della terza misura che si centrifugherà con un paio di slip della quarta. Già visto. Però è un po' così, eh? Già. Tu vorresti lavatrici separate? No, separerei Desmond da Chrissy. Io non vi sbatterei fuori voi due se portassi un amico a casa. Perché noi ce ne andremmo da sole. Beh, sta a sentire una cosa, Joe. Quando il pub chiude, io non vado in giro fino a mezzanotte. Io vado a casa, torno a casa. E poi Chrissy che cosa dirà? Io non dico niente per quello che riguarda ieri sera. Sei molto riservata. Un'intima tazza di caffè è stata rovinata dal tuo rientro improvviso.
Ma non voglio dire niente a questo proposito. Brava. È stato imbarazzante, è stato di cattivo gusto, io però... Tu però non vuoi dire niente in proposito. Appunto. Eccetto cosa? Che aveva detto sto fuori e non l'ha fatto. E a me non piace la gente che dice bugie. Ma non si parla così a tuo fratello. Oh, tu stai esagerando. Giorno, gente, si sente il profumo del bacon dalle scale. È proprio quello che piace a me. È gratis, dai, siediti. Che tu sia benedetta. Ah, ancora caldo, eh? Allora, d'accordo? Ah, non lo è. Noi non vogliamo dire niente. Beh, a questo proposito è soprattutto Chrissy che non vuole dire niente. Ricomincerà fra un minuto. Senti tu. Senti tu, invece, è molto semplice. Se uno vuole l'appartamento tutto per sé, deve dare agli altri due un preavviso di 24 ore. Siamo d'accordo? D'accordo. 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 Tu non c'entri, Larry. E io do il preavviso adesso, vi voglio tutte e due fuori dai piedi lunedì notte. È chiaro? Lunedì? Sì. D'accordo. D'accordo. Ah, grazie, buona. Io non li merito tre amici come voi. D'accordo. D'accordo. Ah, siamo da capo, vero George? Ma non è colpa mia se ti addormenti prima che venga a letto. Eh già. Vado a fare una tazza di cioccolato, hai detto. Ci metterò un momento, hai detto. Due ore. No, non trovavo lo zucchero. Ma se non lo prendi lo zucchero? No, ma tu sì, ho pensato che allora... Stai facendo finta che quel cuscino sia io, vero Mildred? Ebbene George, ho deciso che ti lascio. Adesso, con il letto ancora da fare? Io non so quando, però dovrò lasciarti. A meno che tu non ti schiarisca le idee. Ah, sì. Per una questione fisica. Ma certo che è fisica, George. E anche mentale. Per i calzini che tieni a letto. Perché ridi nel sonno. E per quelle maledette cipolline sott'aceto che mangi la sera. Per tutto! Salute, salute. Allora, chi hai rimorchiato per lunedì sera? Si chiama Susan. Susan? Oh, cavolo, tutte le Susan che ho conosciuto sono delle frane. Questa è infermiera. Infermiera? Allora insisti, le infermiere sono ragazze di cuore, non è così? Lavora qui accanto, orecchio, naso, gola. Orecchio, naso, gola? Oh. Ci sono uscito solo una volta, ho pensato di aspettare almeno la seconda volta per, capisci, tentare il colpo. Rischia, rischia, se no ti crederà un finocchio. Finocchio io? La metterò fuori uso lunedì sera. Già, datti da fare. Ehi, non mi dire che è quella... Sì, è lei. Di qua, Susan. Calmati, che fai? Non ti eccitare. Susan, questo è Larry, ma tu non vuoi conoscerlo, penso. Salve. Vuoi qualcosa? Una birra chiara. Non posso restare molto, è l'ora del pranzo e ho poco tempo. Chiara. Robby mi stava dicendo orecchio, naso, gola, eh? Già, è il primo anno e io comincio dalle cose più in alto. Ah, sì? Io invece preferisco cominciare dal basso. E comunque, sai, io non sono mai stato in un ospedale. Si può sempre cominciare. Susan, d'accordo per lunedì sera? Oh, no, no, non posso, ho da fare. E come mai? Hanno fatto i turni, sono di servizio. Oh, no. Ma sono libera stasera, se vuoi. Ah, lui è libero. Sono libero. Ma sta zitto. Questa sera, sì, ti vengo a prendere all'ospedale. Possiamo mangiare fuori una cenetta intima, una bottiglia di vino. E poi andiamo a casa mia, così ci possiamo prendere un caffè. Non c'è problema. Ah, eccomi qui ragazzi. E sentite, c'è un film favoloso questa sera qui accanto. Dovreste proprio andarlo a vedere, è un film favoloso. Che cos'è? Un momento, è un film favoloso. Un momento, si chiama... È fantastico, si chiama Tamburi su Bengasi, con Anthony Steele e Anita Ekberg. È un fantastico film. Di che parla? Dunque, parla soprattutto, sai, dei tamburi che sono su Bengasi, sai, no? Mm-hmm. E dunque, Anthony è là con Anita e stanno lì che sentono i tamburi. Quelli che sono su Bengasi? Sì, l'hai già visto? No. Ah, allora andateci, davvero è un fantastico film. Pensavo di lavarmi la testa questa sera. D'accordo, ti dirò la verità. Voglio portare a casa una ragazza, non lunedì stasera. E il preavviso di 24 ore? Lo so, ma ti chiedo eccezionalmente uno speciale favore. Ah, è uno speciale favore. Fammici pensare. Beh, mi pare giusto, no? Sì. Senti, ci ho pensato e la risposta è no, sto in casa. E così, eccomi là, in testa al terzo giro. Tu mi segui? Arrivo alla curva e Emerson Fittipaldi, l'ex campione del mondo, si sposta all'interno, capisci? Ora sono io l'uomo che lui teme. Così lui ti ha perso di mira. Non come il detersivo dell'olandesina.
No, non dire proprio. E comunque siamo quasi sui 200, capisci? E d'un tratto la mia ruota posteriore si stacca e naturalmente mi fa rallentare un po'. Così mi metto a derapare in controsterzo buttandomi sulla destra. Pensavo che saremmo andati a casa tua per un caffè. Ci andiamo, ma beviamo prima qualcosa qui. Che cosa vuoi? Io voglio andare a casa tua. Ah, sì, certo. Beh, beviamo qualcosa. Aspetta, torno subito. Allora, sono ai box e Jackie Stewart mi si avvicina e mi dice... Larry, posso parlarti un momento? Ah, sì. Questo è Robin, il mio capo meccanico. Myra. Salve. Scusi, ho le dita unte. Vuole del bacon affumicato? No, grazie. Quanto è brutta, Larry. Sì, d'accordo, d'accordo. Che cosa vuoi? Senti, tu resti a casa questa sera? No, vado a casa sua, perché? Ah, beato te. Mi presti la tua? Capisco, le ragazze non vogliono uscire. Andiamo, solo per qualche ora. Sì, non so. È difficile decidere quando il bicchiere è vuoto. Va bene, Sid. Uno scotch, prego. Sì, uno doppio. E tu cosa prendi? Mezzo litro bianco, prego. Mezzo litro bianco. Tieni il resto. Senta, figliolo, si sieda qui un minuto, io devo... Ho un po' di freddo. Oh, non ci metterò molto. Mi dispiace di non essere salito ad aggiustare quella cassetta dell'acqua. Non si preoccupi, io sono... Cosa volo, tante cose. Veramente anch'io. Certo, senta. Sa, Mildred, lei... Beh, è una donna molto esigente. Ah, sì, capisco. Lei mi è continuamente addosso per fare... certi lavori. Montare scaffali? Sì, anche sì. Non è mai soddisfatta quella. Non è che io non monti scaffali. Li monto, certo. Anche se magari non li monto tutte le notti come altri mariti. Ma sa, anch'io li monto per vacco. Qualche volta. Spesso? Ma non so cosa intende per spesso, per me è una cosa normale. Montare scaffali. Io non sono molto esperto in lavori del genere. No, ma vede, il grave è che lei aspetta me. Ah, certo che è dura. Mi scusi, ma io adesso devo tornare un momento a montare scaffali. Allora dai, bevi e andiamo. Ma non ho niente da bere. Vabbè, berremo a casa mia. Andiamo. Beh, siamo al quinto giro e purtroppo devo fermarmi di nuovo ai box. E la macchina è tutta quanta avvolta nelle fiamme, chiaro? Fiamme alte oltre 10 metri. Faccio rifornimento e la rimetto in pista. Oh, non c'è niente che possa fermarti, vero? No, niente. Mi scusi, figliolo, ha un momento libero? Sì, che c'è? Per caso, sa qual è la media nazionale per montare gli scaffali? Cosa? Entra. Scusa per il disordine, ma non ho avuto tempo di pulire un po'. Carino questo appartamento. Eh? Ah, sì. No, questa è via. Ecco, qui, siediti qui, eh? E adesso ti prendo qualcosa da bere. Dove sarà il whisky? Ah, qui. Non là dentro? No, questa è biancheria sporca. Sei sicura di volere un drink? Mi andrebbe più un caffè. Caffè, bene, subito pronto. Caffè. Ah, ecco, trovato. Il caffè? No, da bere. Senti, che cosa preferisci, della birra scura oppure birra scura? Hai del brandy per caso? No, niente brandy. Ah, sì, eccolo, brandy, eccolo. Ah, è sherry ed è vuota. Ma sì, è meglio. Dopo tutto il vino che abbiamo bevuto a pranzo, forse darei i numeri se bevessi ancora. Qualcosa la devo trovare, allora. E con questo ti saluto, la tua Chrissy. Hai scritto a tua madre? Sì, la solita lettera di dovere. Questa lettera ha una settimana di ritardo, ma la colpa è della posta. Hai un francobollo da 7 pence? No, non c'è una macchina all'angolo. Sì, ma è per il latte. Non ci posso attaccare un francobollo finto sulla busta. Oh, beh, ne ho uno da 9 pence. Ah, bene. Con un po' di fortuna vedrai che arriverà ieri. Vuoi che te la imbuchi mentre vado al cinema, Chrissy? No, aspetta, vengo con te. È buio e non voglio che tu finisca tra le braccia di qualche ricco pensionato. Oh.
Avresti dovuto dirmelo. Avresti dovuto dirmelo che i tuoi erano in casa. A che scopo dirtelo? Non staccano mai gli occhi dalla tele. Sì, ma metti che stasera lo facciano. Sei romantico. Salve ragazze, uscite allora. Andiamo al cinema. Ciao, ciao. Ciao. Tanto saremo soli soli in casa tua, vero? Non subito. Andiamo. No! Ecco qua. Questo è caffè e questo dovrebbe andare bene con il caffè. Che cos'è? Non lo so, l'etichetta è venuta via, ma era con i liquori e allora... Salute. Robin, non credermi una ragazza facile solo perché sono venuta a casa tua stasera. Oh, signore, no. E tu non penserai che io sia solo perché ti ho portato qui? No. Bene, voglio dire, non sono uno di quelli che pensano che perché hanno speso 5 sterline per un pranzo di avere il diritto, beh, veramente quasi 5 con la mancia, di avere il diritto di avere... Hai dimenticato l'IVA? Ah, è vero, me ne sono dimenticato. Quasi 6 sterline che io abbia il diritto di... Ma è proprio un sacco di soldi. È vero, vero. Poi ci sono i 10 penny che ho dato all'inserviente della tua rete. Scusa, vecchio mio, ma non ci metterò molto. Devo farti una piccola richiesta. Cosa? Una piccola richiesta. Quale? Va via. Cosa? Scusa, soltanto un attimo, sai, sono affari. Ma che scherzo è questo? Le circostanze cambiano i casi, vecchio mio. Devi usare il tuo appartamento. Non posso, Chrissy è in casa. Non c'è, l'ho appena incontrata. Andava al cinema con Joe. Con Joe? Sì, al cinema Royal. E va via. Beh, Susan, è stato uno stupido errore. Abbiamo fatto un pianerottolo in più. Il mio appartamento è di sotto. Cosa? Beh, non un errore. Io lo sapevo che era l'appartamento di Larry. Mi è venuto in mente quando siamo entrati, ma io... bella serata, Myra, non è vero? Salve, tu sei il meccanico. Già, vedi, c'era qualcuno nel suo appartamento. Ma adesso lei è uscita. Lei? Così... Sì, lei. Grazie, Larry. Lei è Chrissy, è mia sorella. Lei è venuta da me per passare qualche giorno, sì, con me. Sì, divertitevi pure. Andate. Salve. Allora, dove eravamo? Volevi mostrarmi come si fa a smontare un motore? Ah, sì, già. Supponiamo allora che ai fini della dimostrazione pratica tu sia come un motore. No! E oltre a questo, supponiamo che tu abbia da cambiare le fasce elastiche. Cosa sono? Sono una specie di, sai, servono a tenere la compressione. Comunque, la prima cosa che si deve fare per smontarle è togliere le candele. Ehi, sta fermo! Io sono una ragazza per bene. Come? Sono una ragazza per bene. Sì, ma sei pure racchia. Ma questa è casa tua? Ah, sì, certo. Comunque, vediamo il divano, il giradischi. Lì ci sono io allo specchio. Sì, allora è la mia. Bene. Ecco, adesso... Spengo la luce, sennò potrebbe spaventare il pesciolino rosso. Come sei premuroso. Ah sì, lo sono. Allora, adesso mettiamo su il disco preferito. Musica per nuotare intorno. Che cosa vuoi? Un letto. Ci vengo anch'io? Sì. Ah, perfetto. Comunque prendo una bottiglia nel frigo, è meglio, faccio subito. Salve. Chi sei? Sono Susan. Ah, ciao. Io sono Chrissy. Ah, sì, Robin me l'ha detto. Sei sua sorella. Già. Non è il caso di entrare in questo noioso... Tua sorella? Sì, se ero tuo fratello ieri sera, non vedo perché non debba esserlo anche questa sera. Ieri sera, sì. Mi ricordo. Quando sei tornata all'improvviso, vero? Già. Non vorrei rifacciarmi continuamente no, così. No, certo che no. Sì, invece. No. E piuttosto le hai detto della follia della nostra famiglia? Sì. No, non è proprio follia. Diciamo che è uno strano senso dell'umorismo. Tipo quello di portarmi in un appartamento sbagliato. Sì, no. Oh, andiamo, Bonzo. Perché non diciamo le cose come stanno, invece? Bonzo! Lui crede quasi sempre di essere un Doberman feroce. Cresci! Calma, che la vita è solo un lampo. Ignorala, Susan. Tu dovresti essere al cinema con Joe. Chi è Joe? Joe è nostro fratello. Lui sì che è tutto scemo. I tamburi su Bengasi sono finiti ieri sera. Questo è Joe.
Quello tutto scemo? Beh, lo siamo un po' tutti. Ah, finalmente ti sei deciso a tornare a casa allora. Solo da te un momento, tortorella mia. George, tu hai bevuto un po' troppo. No, no, quel tanto che basta. Oh, oh, bene. Mentre questa sera non ho lavoretti da fare. Sì, ne ho uno, un lavoretto ce l'ho. Ah, George, ma non dirmi che stai venendo a letto. Un uomo deve fare quello che deve fare, un uomo deve fare. E come no? Lo deve fare, sì. Mentre, senti. Voglio che tu sappia che ho una grande stima per te. Oh, Giorgio, ma lo so che ce l'hai. Sii gentile con me, ti prego. Oh, 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 sì, caro. Tu non mi lascerai mai, non è vero? No, mai. No, mai. Ma che cosa stai dicendo? Ma no, io lo sai che... Ma che è? Cosa? Quello. Ah, ma quella è acqua. Ah, sì. È acqua. Acqua! Acqua! Acqua che viene dal soffitto! Oddio, la cassetta di sopra ha straripato! Devo andare subito su a ripararla! No, fermo! Resta qua! Fermo! Affoghiamo! Oh.